Pace e bene a tutti. Catechesi seguendo la liturgia del giorno. Tempo ordinario, 14ª settimana, domenica, nel ciclo delle domeniche, anno A. Il Signore ci invita a gioire. Così il profeta Zaccaria oggi per noi. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, sei figlia di Sion. Maria viene chiamata la figlia prediletta di Sion, che è la Chiesa. Giubila, figlia di Gerusalemme. Cosa vuol dire giubilare? Esultare nello Spirito Santo, pur non pronunciando parole precise. È il giubilo, ne parla Sant'Agostino, ne parla nella Chiesa. La Chiesa stessa ci dice: giubila, canta. Vuoi un giubilo straordinario? Pensa a Maria nel momento in cui ha detto il suo: eccomi, sì, si compie in me secondo la tua parola, Arcangelo Gabriele, che porti la voce di Dio. E l'anima di Maria ha esultato nel Signore. L'anima mia magnifica il Signore. Il giubilo di una verginella purissima, immacolata. Il giubilo che si compie nella potenza dello Spirito Santo che la rende feconda adesso, in quel momento in cui lei, verginella, concepisce in modo tutto stupendo, nella comunione con l'amore infinito di Dio, perché il Figlio di Dio, nascendo tra noi da Maria, doveva mettere insieme e la natura umana di Maria nel suo giardino immacolato, e la natura stessa sua, divina, attraverso l'amore infinito. Perché si ama nell'amore, Dio è amore e lei concepisce per amore, l'amore infinito nello Spirito Santo, e concepì per opera di Spirito Santo. È il grande mistero dell'incarnazione e del giubilo, della letizia, dell'esultanza. Il Re vittorioso, sì, è già vittorioso in lei, per questo giubilo di madre vergine che sconvolge l'opera nefasta del tentatore. Benedirò il tuo nome, oh Signore, sempre. Così la Chiesa oggi ci fa cantare nello Spirito Santo. Ecco la seconda lettura presa dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, che ci dice che noi non siamo dominati dalla carne, ma ormai siamo sotto il dominio dello Spirito Santo, ed è per questo che dobbiamo giubilare, lo Spirito Santo che ha risuscitato l'amore, Gesù, il suo corpo, trafitto dai nostri peccati, che è espirato sulla croce. Lo Spirito Santo ha ridato vita, ma è Gesù stesso, il Figlio di Dio e Dio Padre, un unico Dio che, fonte di vita, trasmette la vita anche al corpo mortale di Gesù. E se lo Spirito Santo si è fuso da questo corpo divino di Gesù ed è ormai abita dentro di noi, farà risorgere anche i nostri corpi quando, alla fine dei tempi, tutto dovrà ritornare alla gloria di Dio. Facciamo morire le opere della carne, facciamo vivere le opere dello Spirito, lo Spirito Santo che è in noi. Dobbiamo giubilare con il cuore di Gesù. Che bello sentire oggi
Gesù, tramite il Vangelo di Matteo, che dice: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli, nello Spirito Santo. La più grande, completa rivelazione Dio l'ha donata a una fanciulla, una verginella, quando attraverso l'arcangelo Gabriele le ha chiesto umilmente, quasi da umile fidanzato. Sì, l'aveva creata lui, Dio Immacolata, l'aveva creata per sé, perché fosse nido purissimo del Figlio di Dio, l'aveva creata per la sponsalità con Dio. E lei dice il suo sì, e dice giubilo, 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 canto. Vogliamo cantare con Maria? L'anima mia, l'anima mia magnifica, rende lode al Signore, in Dio mio Salvatore, che è dentro di me. In un compendio stupendo, carismatico, divino, Maria esulta mentre ha nel suo grembo il Figlio di Dio, mentre ha con sé nel suo grembo anima e corpo, la comunione piena dello Spirito Santo, il suo sposo, mentre ha il bacio dolcissimo del Padre che l'ha eletta. E in questo bacio di Dio per lei c'è anche il bacio per noi, perché Dio è amore, Dio è bacio, Dio è Spirito Santo, Dio è esultanza. Certo è stato detto che i cristiani piangono spesso la croce, ma la croce è solo, come diceva Padre Pio, una scala per salire alla felicità eterna. La vita del cristiano è un giubilo sulla terra e in cielo, come è stato sempre giubilo, pure nella sofferenza, una grande pace, un grande inno di amore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo nel cuore tuo, o Vergine, ma sia questo giubilo, questo amore perfetto in noi. Per questo ti chiediamo che tu ottenga questa benedizione stupenda, immacolata, divina, su tutti noi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Avvolti tra le tue braccia, che è un cielo sulla terra. Pace e bene a tutti.